Che tristezza. Già. Buongiorno a tutti. Ehi, ma cosa sono quei musi lunghi? Allora, da cosa vi vestirete questa sera? Nonna, sono anni che io non mi travesto da Halloween. Già, anch'io. Cosa? E come mai? Beh, tanto per cominciare siamo troppo grandi per queste cose. Esatto, e poi quando io ero a Filadelfia andavo sempre alla festa di Halloween di una ragazza di nome Nancy Rose che faceva delle feste molto cool. Oh, quanto mi manca Nancy. Oh, capisco. Beh, ma anche qui ci saranno delle feste. Sì, lo so. E quella più carina la darà una certa Miranda Johnson, la più famosa della scuola. Ma dal momento che io non sono stata invitata, non potrò andarci. Caspita. E quindi me ne rimarrò qui da sola a crogiolarmi nella tristezza. Già. Beh, potete stare qui con noi a preparare i dolcetti per i ragazzi che verranno questa sera a fare dolcetto scherzetto. Senza offesa, nonna, ma siamo in una fattoria fuori città. Quanti bambini pensi che vengano qui? Certo, non è come a Filadelfia, ma qui siamo abituati alle distanze. Sì, beh, scusa, ma questo programma non mi entusiasma. Me ne vado in camera. Anch'io. Oh, quanto mi manca Filadelfia. Già. Poveri ragazzi. Vado a parlare con loro. Jackie, se permetti vorrei andare io da loro. Certamente, sei anche tu la loro nonna. Grazie. Allora, chi è questa Nancy Rose? Cosa? Non sai chi è Nancy Rose? Con tutte le volte che l'ho nominata? Jenny, non è che conosco bene i tuoi gusti. Quando eravamo a Filadelfia non ci vedevamo molto. Già, è vero. Permesso, posso entrare? Certo, nonna, vieni pure. Sentite, ragazzi, io lo so che vi manca molto Filadelfia. Già, là avevamo le nostre tradizioni, i nostri amici. Lo so, ci vuole tempo, ma sono sicura che anche qui vi farete delle nuove amicizie e delle nuove tradizioni. Jenny, purtroppo qui non abbiamo le feste cool di Nancy Rose, ma hai la tua famiglia. Beh, ora vi racconterò la mia di tradizione. Quando ero piccola, io e mio papà andavamo a raccogliere le zucche dall'orto e poi passavamo tutto il pomeriggio ad intagliarle e a preparare i dolcetti e le decorazioni per la sera. Io non potevo andare in giro con i miei amici a fare dolcetto scherzetto perché la mia casa era molto lontana dalla città, ma io mi divertivo lo stesso perché ero con la mia famiglia. E molte volte le cose semplici sono le più belle e le più preziose se fatte insieme alle persone a cui vogliamo bene. Sì, ho capito, nonna, quello che vuoi dirci, ma non è così semplice. Dai, Nick, Jenny, venite giù con noi. Date una possibilità alla vostra famiglia. E va bene. Ok. Eccoci qui, abbiamo trovato due nuovi aiutanti. Ma dov'è Carol? Non si sentiva bene e ha preso il termometro e ha scoperto di avere 38 di febbre. Cosa? Anche lei è ammalata come papà? Già. Oh, povero Victor, il mio bambino. Si perderà Halloween, è la sua festa preferita. Non mi interessa se sto male. Almeno quest'anno avrò la scusa per saltare questa stupida festa che odio da sempre. Forza ragazzi, venite qui. Mi serve una mano per preparare i dolci per questa sera. Mamma, non vedo la necessità di comprare tutti questi dolci preconfezionati che fanno malissimo. Perché non prepararne in casa, salutari, vegani, come i miei, guarda qui, appena sfornati. Sono dei biscotti vegani fatti con farina integrale, senza burro e uova. Sono proprio curiosa di sapere chi li mangerà. Abbi fede, mamma. Sono sicura che andranno a ruba. Che lavoraccio. Dai, abbiamo quasi finito. Ma chi è che piange? Sarà sicuramente Sofia. Starà piangendo perché la mamma e il papà sono ammalati e non possono portarla a fare dolcetto scherzetto. Oh, poverina. E non potete andare di là a consolarla? Non ci penso neanche. Se vado di là con la sua vocina dolce e gli occhi teneri, mi incastrerà e mi toccherà andare a fare dolcetto scherzetto con lei.
Già, una volta ha incastrato anche me con questo metodo. Già, e a me è successo la stessa cosa. Ha uno sguardo così dolce che non puoi resistergli. Oh, finalmente a casa. Mm? Ma, Sofia? E Sofia, che succede? La mamma e il papà si sono malati e non potranno accompagnarmi a fare dolcetto scherzetto. Dai, Sofia, smetti, basta, non piangere. Se solo trovassi qualcuno con cui andare. Dolcetto o scherzetto? Oh mio Dio, Tom! Oh, non dirmi che questa è la tua nipotina. Sì, esatto, è proprio lei. Beh, cara, ecco qui un bel po' di dolci per te. Grazie mille, arrivederci. Caspita, quella bambina è riuscita a smuovere l'osso dalla sua tana. Mi sa che ne vedremo delle belle. Eccoci qui, appena tornati in tempo per fare dolcetto scherzetto. Dai, andiamo a giocare ai videogiochi. Ok. Ecco i primi bambini. Dolcetto o scherzetto? Che carini. Già. Bambini, vi va di assaggiare i miei biscotti vegani? Eccoli qui, prendete pure. Che schifo. No, noi vogliamo le solite caramelle, il lecca-lecca. Ma che schifo, ma guarda te questa, ma mangiateli tu i biscotti vegani. Felice lui. Non ci posso credere. Ma pensa te. Oh, che tristezza, i miei biscotti vegani sono un vero disastro. Oh, povera cara. Già. Oh, ci saranno gli ultimi bambini. Beh, stavolta vado io. Quasi quasi vado a prepararmi una bella tisana. Ehi ragazzi, volete dei biscotti vegani fatti in casa? Sì, volentieri. Ehi Re, ce l'hai sentito? Cosa? Grazie. Di niente, felice Halloween. Ecco i 5 dollari che ti avevo promesso. Complimenti, sei stata molto credibile. Grazie signora. Ehi, che ne dite se ci guardiamo un bel film di paura tipo i Goonies? Ma mamma, i Goonies non sono un film di paura, è un film per bambini. Guardiamo qualcosa di più horror. Ehi, sbaglio o avete detto film horror? Chi è adesso alla porta? Vai tu, Jenny. Sì, ma la nonna vuole guardare i Goonies. Ma no, i Goonies non è horror. Dolcetto o scherzetto? Ehi ragazzi, che ci fate qui? Siamo venute a dirti che Miranda Johnson ti ha invitato alla festa. È ansiosa di conoscerti. Dai, vai a cambiarti che andiamo. Ehi, ciao ragazze, volete entrare? Oh no, grazie Rose. Siamo solo venute a prendere Jenny per andare alla festa di Miranda Johnson. Esatto. Davvero? Wow, Jenny, cosa aspetti? Ecco. Dai, guardiamo l'enigmista. Sì, infatti. No, l'enigmista non se ne parla. Dai, fa troppa paura. Ma dai, e se guardassimo Frankenstein Junior, un classico. Ragazzi, mi spiace ma non vengo. Cosa? Una volta una persona mi ha detto che le cose semplici a volte sono le più preziose e le più belle. Oh, Jenny. Grazie ragazze, ma quest'anno l'Halloween lo passerò con la mia famiglia. Ciao ciao. Ok Jenny, buon Halloween. Ciao ciao. Jenny. Andiamo nonna. Ciao, siamo tornati. Guarda nonna, quanti dolci che ho raccolto. Ehi, ma quello è il DVD dei Goonies, posso guardarlo? No, Sofia, ora devi andare a letto. Oh, ma io non voglio i Goonies, è un film per ragazzi. E basta, finitela, ci sediamo qua. Dai, ci dai, io sono d'accordo. Allora, non li voglio.